Fiumi abruzzesi in peggioramento, salmonella diffusissima nelle acque. A lanciare l'allarme il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua, che oggi pomeriggio ha manifestato a Pescara contro l'inquinamento e per chiedere mari e fiumi puliti. Serve risanamento e bonifica dei siti contaminati, unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Noi vogliamo trasparenza, abbiamo chiesto alla Regione di creare un sito ad hoc per poter far confluire tutti i dati appunto che riguardano le acque abruzzesi. Chiediamo di partecipare, abbiamo chiesto l'istituzione di un osservatorio partecipato anche dalle organizzazioni sociali per sapere quanti investimenti e in che modo si intende programmare il risanamento dei fiumi abruzzesi. Ricordiamo che appunto i nostri fiumi sono in condizioni drammatiche, abbiamo il 70% dei corsi d'acqua di qualità scarsa e abbiamo il 22% dei nostri litorali, delle nostre spiagge che è a rischio di divieti di balneazione. E siamo qui anche a chiedere lo stop delle captazioni dei nostri fiumi. I nostri fiumi stanno morendo, non hanno più bisogno di captazioni. Noi pensiamo che il risanamento dei fiumi, del mare e dei nostri territori, la bonifica dei tanti siti contaminati sia l'unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Non abbiamo bisogno di strade né di autostrade, ne va della salute dei cittadini e dell'economia della nostra regione.